Benvenuti alla pillola numero 7 di Inventor. Oggi vediamo come fare un esploso di un assieme per magari metterlo a catalogo o per creare un catalogo per pezzi di ricambio sostanzialmente. Allora, partiamo innanzitutto dal nostro assieme, per l'occasione, una nuovissima flangia saldata su un cilindretto con due bulloni di lunghezza diversa. Allora, proseguiamo. Qua facciamo file nuovo standard IPN che trovate qua in fondo in basso. Fate crea e la prima cosa che vi chiede è quella di mettere qua l'assieme inserire. Andiamo sulla pillola 7, selezioniamo il nostro assieme e premiamo apri. Ed eccolo qua in tutto il suo splendore. È molto semplice da fare, non richiede grande abilità se non un po' di manualità per quello che è la disposizione dei pezzi. Chiaramente più il pezzo è semplice, più è facile, più è ampio, più diventa complesso muovere correttamente i pezzi. Ma adesso vediamo. Allora, innanzitutto creiamo l'aggiustamento di posizione componenti. Cioè, scegliamo innanzitutto di spostare questi due, col tasto CTRL selezioniamo più di uno, e spostiamo selezionando sulle freccette. In realtà possiamo muoverci sul piano, nelle altre direzioni. Vediamo qua. Mettere anche delle misure, meno 80, ed eccolo qua, posizionati qua. Ora giochiamo la stessa cosa con le rondelle, spostiamo, anche qua le trasciniamo su di 50, infine aggustiamo la frangia, la tiriamo su di 20, ed eccolo qua, molto semplicemente. Andiamo qua sulla barra in fondo e premiamo il play. Vedete che fare questo video e potete anche esportare premendo su video. La cosa che di solito è molto utile è posizionarci qua e creare vista disegno. Creare la messa in tavola. Allora ci chiede innanzitutto di salvare. Salviamo su, scriviamo un primo per prova. E qua ci chiede la tavola, che tipo di formulare. Ed eccolo qua, bello posizionato, possiamo ruotarlo in tutte le posizioni che vogliamo, come un normalissimo pezzo, e lo posizioniamo qua. Qui, normalmente ed esattamente come funziona una qualsiasi tavola, possiamo creare tutto ciò che vogliamo. Tra qui, ovviamente, quello di cui abbiamo più necessità è l'elenco delle parti. Vediamo i numeri. Intorno ed ecco qua che in pochissimi istanti abbiamo creato quello che è un esploso comodo e facile per quello che è la visualizzazione. Aumentiamo un attimo in modo personalizzato per vedere meglio i pezzi. Andiamo su ok, eccolo qua, possiamo spostarlo. Possiamo creare diverse viste in realtà dell'assieme. Andiamo sul PN, possiamo addirittura andare a creare un pace, no. Posizionamento, vediamo che lo questo qua dietro, e spostiamo questo qua. Acquisisci inquadratura. Nuova vista, ok, eccolo qua. Ecco, creiamo la vista del disegno. Devi andare su un'altra tavola. Vediamo se posso andarla. Ecco, questa qua è una cosa, un limite, che non possiamo crearla all'interno della stessa tavola che due viste diverse. Andiamo qua, vediamo se c'è qualche modo di scegliere. No, direi che non c'è nessun modo per farla apparire.
di fatto non ti fa scegliere. Non uso l'infezione. Niente da qua, niente, direi che bisogna creare per forza un'altra tavola. Quello che mi viene un po' niente da fare è questo qua. Non possiamo creare quello in vista. Ok. Facciamo crea vista del disegno. Se io la copio, torno in questa lista qua, la incollo. Ecco, me la metto in un'altra tavola. È l'unica cosa a quanto pare posso fare. Infatti non mi permette in nessun modo di andare qua, copia. Ah, ecco, ci siamo riusciti. Beh, non è che te lo lascia fare in modo molto semplice ed agile. Vediamo se posso anche mettere. Però non mi fa mettere come immaginavo. Di posizionamenti. Evidentemente è corretto, nel senso che lui ti dice: oh, va bene, puoi farlo, puoi mettere un altro foglio, però non puoi mettere lo stesso foglio e pretendere che io ti metta dentro i tondini, perché sarebbero ridondanti e probabilmente l'inventor si perderebbe. Potete vedere, in realtà posso fare due visualizzazioni e avere due fogli distinti. Sono stato molto veloce, certo c'è molto da scoprire dietro a queste opzioni. Tra l'altro, appunto, possiamo creare dei video, possiamo creare delle immagini raster. Per delle presentazioni, di fatto, Inventor lo concepisce soprattutto per delle presentazioni, queste qua, di macchine anche complesse, ovviamente, quelle che vanno forti con le pubblicità e quant'altro. Però insomma mi sembra di aver fatto diciamo, un'introduzione che vi permetterà di scoprire magari qualche dettaglio in più lavorandoci. Chiaramente se avete qualche esigenza in particolare scrivetemi senza problemi in calce e se vi sono piaciuto lasciate un like e seguitemi. Ciao!